Continuano sempre con maggiore intensità gli allenamenti nella palestra della pugilistica Merico. I giovani atleti della plurititolata società di boxe di Pulsano si allenano sotto gli occhi attenti del maestro Santo Merico e seguendo scrupolosamente gli insegnamenti di suo figlio Luigi, campione professionista e fresco vincitore dell'attesissimo incontro contro Xabastir nella splendida cornice di Piazza Garibaldi. Tra i giovani pugili c'è Antonio Valentini, che sabato affronta per la terza volta nel giro di poche settimane Paolo Ronzino in occasione di una riunione pugilistica in Piazza Sicilia organizzata dalla Box Morrone. Sarà una bella dopo due match. Il primo è stato giudicato da parte sua, il secondo match l'ho vinto io. Adesso vedremo come andrà il terzo confronto. Il secondo incontro tra i due si è disputato davanti a migliaia di persone, un test davvero probante per un boxer che vuole affermarsi. Molte emozioni che comunque salendo sul ring poi si devono azzerare, altrimenti non riesci a combattere, non riesci ad andare avanti. Però le emozioni sono davvero forti. Uno dei segreti per la crescita esponenziale di Antonio Valentini è il rapporto instauratosi con Santo e Luigi Merico. Un rapporto fraterno, un ottimo rapporto, sono delle ottime persone, ci stanno dietro, soprattutto a me, e ho un ottimo rapporto. Anni di grandi successi per la pugilistica Merico, un'autentica scuola di boxe che Valentini si sente di consigliare a tutti. Perché i maestri sono in gamba, perché è una famiglia e ci sentiamo tutti uniti, nessuno escluso e siamo come una grande famiglia.